te lo ricordi il tuo primo lento su cui hai ballato, insomma? Credo di essere nato e cresciuto in un periodo in cui il lento in discoteca era un po' difficile da beccare, sai, quindi anche alle prime festicciole, però io mi ricordo più delle cose rock in cui dimenarsi che dei lenti con cui ballare, sinceramente. Tipo? Magari qualche canzone che ha accompagnato qualche innamoramento, ma un lento, proprio lento ballato, sinceramente non me lo ricordo, forse non ho... Niente, no. Niente sul genere di canzoni d'amore, la prima canzone d'amore. La prima canzone d'amore? Quella che hai dedicato alla tua prima fidanzata. Insomma, all'ultima e più importante, insomma, noi abbiamo Damien Rice come cantautore preferito romantico, quindi... Qual è l'ultima canzone, quella di Damien Rice? Aspetta, aiutami a ricordare. Nello specifico era un altro album, si chiama Blower's Daughter. Che è la colonna sonora di Closer. Sì, bellissimo film. Bellissimo. Insomma. Senti, invece, tu e la tua compagna, San Valentino, come lo trascorrerete? Beh, credo in modo molto normale. Se sei abituato a portare fuori a cena la tua compagna o a farle dei regali o a corteggiarla continuamente, San Valentino poi diventa semplicemente una scusa in più, quindi sarà una serata molto normale. Ok, quindi dalle tue parole capisco che la corteggi sempre. Sì, abbastanza. Quindi è una donna molto fortunata. Beh, è molto pretenziosa. Piacere. E invece, quindi, come pensi un modo fantasioso per chiedere alla tua donna di sposarlo? Io ho dato 10 ottimi motivi. Insomma, ci sono molti modi. Insomma, è una cosa molto personale, molto soggettiva, che da ognuno modo di pensare. Non mi sento di dare suggerimenti perché è una cosa che ti deve venire dal cuore, spontanea, quindi devi sceglierla tu, non ci sono modi giusti né modi sbagliati, c'è il tuo modo di chiedere alla tua donna di sposarla. Tu come lo chiederai? Io non te lo dico, è una cosa molto molto personale. Ma succederà presto? Che cosa? Questa proposta? Sì, ma in generale quando hai 30 anni e hai una compagna da molti anni, ormai sono 5 anni e siamo insieme, è normale che pensi che sia quella con cui trascorrerai il resto della tua vita, sennò sarebbe tempo perso. Perché lo dici da un po' che ti vuoi sposare, però... Sì, ma non è una cosa così semplice. È una cosa che poi in realtà fai molto di più per la famiglia, insomma, per mamma e papà, perché... Quindi... L'abito bianco, sì. La chiesa. È un casino, uno sbattimento incredibile. No, prima o poi succederà. Senti, il Grande Fratello quest'anno sta avendo un successo incredibile, tu lo stai guardando? No, mi dispiace perché in teoria uno dovrebbe, anche solo per affezione, però per fortuna ho avuto un sacco di cose adesso sempre in giro e quindi non l'ho visto moltissimo, ogni tanto zappingando, non ho molta familiarità con i personaggi nuovi, quindi non so, non saprei parlartene. Ne avrei riconosciuto giusto un paio, eh. Un paio, ma quelli si legge sui quotidiani più che vederli in televisione, che potrebbe anche non essere la cosa più edificante del mondo, però sì, a parte quelli di cui si parla sui giornali. Tu che sei un iperattivo, prossimamente dove ti vedremo sul grande schermo? E fra il 20 marzo, Diverso da chi, esce con Claudia Gerini di Umberto Carteni, una commedia divertente, e poi in primavera Il grande sogno di Michele Placido. Starlit, a presto, andate a godervi questa storia romantica.